Ciao ragazzi e ciao ragazze. In questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questo coprispalle che è veramente molto molto elegante e io l'ho fatto con, vedete, non so se si vede nella telecamera, io non riesco a capire, però è con questo filato che vi ho fatto vedere a inizio, anzi che vi farò vedere subito dopo, è un filato con le perle. È veramente elegantissimo e si vedono anche molto le perle e non danno fastidio al tatto, quindi sono anche molto comode. È veramente molto elegante e lo potete fare veramente per tutte le occasioni, anche magari per matrimoni o insomma per tutte le occasioni. Il dietro è, come potete vedere, è fatto in questa maniera, quindi molto grazioso anche. Per il dietro e veramente molto molto semplice da realizzare. Quindi io spiego durante il tutorial anche le varie misure che dovete prendere per farlo su misura per il vostro fisico. Quindi non vi preoccupate che riuscirete sicuramente a farlo. Io spero che anche questo video vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti e se lo rifate fatemi vedere le foto nella mia pagina Facebook. Vi lascio al tutorial. Ok, allora per fare questo lavoro ho utilizzato 3 gomitoli di questo, diciamo, di questo filato che è della Mistrico Filati e si chiama Perle Color. Questo è il colore bianco e 100% poliestere, sono 50 grammi, 165 metri. È veramente bellissimo. Vi dico, allora, del terzo gomitolo, questo è quello che è rimasto, quindi comunque vedete che l'ho utilizzato quasi tutto anche il terzo gomitolo. E dopodiché ho utilizzato invece 2 gomitoli da 150 grammi di cablé 5, cotonello cablé 5 della Filati 3 sfere. Questo è appunto 150 grammi, quindi come se fossero 3 gomitoli da 50 grammi. Ne ho utilizzati 2 gomitoloni, quindi calcolate 2 gomitoloni e un gomitolo è lungo 315 metri. Detto questo, li ho utilizzati chiaramente insieme, lavorati insieme e ho utilizzato l'uncinetto del numero 4. Questo è l'occorrente che vi serve per questo lavoro e vi lascio al tutorial. Ok, allora per andare a fare questo lavoro dobbiamo andare a prendere la misura, questa misura qui del braccio, quindi la circonferenza del braccio. In questo caso, nel mio caso, sono 27 centimetri, quindi 27 centimetri sono esattamente. Allora, 27 centimetri uguale per me, per il cotone che sto usando, l'uncinetto che sto usando e per comunque per la mia misura, quindi 27 centimetri sono 48 catenelle che sono, devono essere multiplo di 6. Multiplo di 6 catenelle. Perfetto, quindi fatto questo, noi andiamo a prendere le nostre 48 catenelle, chiudere a cerchio, quindi prendo, mi raccomando, la lavorazione deve essere diretta, andiamo nella prima catenella iniziale e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché vado a lavorare in questa maniera. Faccio una, due, tre. Vado nella prossima catenella e faccio una maglia alta. E nella successiva vado ancora a fare una catenella. Quindi ho lavorato 3 maglie alte. Adesso faccio una, due, tre catenelle. Salto una, due, nella tre. Nella quarta vado a fare una maglia alta. Vado a fare ancora una maglia alta nella prossima catenella e
nella successiva vado a fare un'altra maglia alta. Vedete, questo è quello che noi andiamo a fare per tutto il giro, quindi 1, 2, 3, salto 1, 2, 3, vado nella quarta e vado a fare le 3 maglie alte. Quindi questo andiamo a ripeterlo per tutto il giro. Ok, chiudiamo il giro, vedete che salto 1, 2, 3, nella terza catenella iniziale. Adesso il secondo giro, questo era il primo giro. Allora, primo giro, adesso andiamo a fare il secondo giro, che è questo. Cammino nella maglia alta successiva, cammino in quella dopo, con una maglia sempre con maglie bassissime, fino ad arrivare a camminare dentro nel foro, sempre con una maglia bassissima. Questo dobbiamo andarlo a ripetere per tutti i giri, quindi poi continuiamo così, facciamo una, due, 3 catenelle, entro nel foro e vado a fare una seconda maglia alta, sempre nel foro vado a fare la terza maglia alta. Poi faccio una, due, tre, prendo il filo e vado nel foro successivo a fare le mie 3 maglie alte. E continuiamo così per tutto il giro. Questo secondo giro andiamo a ripeterlo per questa larghezza. Praticamente da qua a qua noi andiamo a fare la lunghezza. Quindi ripetiamo questo secondo giro per questa misura, quindi da qui fino ad arrivare alla spalla. Questa misura qua. Questa sarà la nostra lunghezza del braccio. Quindi io poi vi dirò quanti giri ho fatto io, ma voi dovrete prendere questa misura e ripetere quella misura, questo giro per quella misura. Ok, allora andiamo a contare quanti giri ho fatto per fare la manica. Quindi sono 1, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, quindi 32 siamo qua. Allora, per secondo giro per 32 volte, poi 33esimo, che è questo, lo lasciamo aperto, non lo chiudiamo. Il 34esimo lo andiamo a fare in questa maniera. Quindi entro nel foro, non vado a chiudere. Faccio una, due, tre, giro il mio lavoro in questa maniera e faccio ancora una, due, tre. Dopodiché cosa faccio? Passo al foro successivo e vado a fare le mie maglie alte. Quindi una, due, e tre. Poi faccio 1, 2, 3 catenelle, andiamo avanti a lavorare nel foro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Andiamo nel prossimo foro, quindi lavoriamo sempre come prima. L'unica cosa che cambia è che lasciamo aperto. Perché adesso chiaramente dobbiamo creare l'apertura tra le spalle, da spalla a spalla. Adesso vi faccio vedere. Una, due, tre. Continuiamo il nostro giro. Opa.
Ancora 3 catenelle, che dobbiamo arrivare chiaramente dalla parte opposta. Una, due, tre. Quindi qua vedete che siamo arrivati alla fine, però in questo caso non è più come prima che finiamo. Vedete, qua andiamo nell'apertura. Qua chiaramente dovrebbero esserci le 3 catenelle. Le faccio lo stesso, faccio una, due, 3 catenelle e poi vado nella terza catenella iniziale, quindi in questa, e vado a fare una maglia alta perché altrimenti mi rimane troppo grosso il foro. Vedete? Quindi ho finito in questa maniera. Ho iniziato così e finisco così. Quindi adesso cosa faccio? Giro il lavoro. Entro, faccio una maglia bassissima, 34, 35esimo giro e faccio una, due, tre e faccio le mie altre due maglie alte. E poi vado avanti in questa maniera. Quindi vado a ripetere adesso il 34esimo giro e il 35esimo giro, ripeto questi due. Per praticamente la noi adesso abbiamo lavorato fino a qua. Adesso dobbiamo fare la lunghezza della da spalla a spalla. Dobbiamo lavorare così con l'apertura da qui a qui. Quindi prendiamo la nostra misura delle nostre spalle, proprio dall'inizio della spalla alla prossima spalla. Quindi continuiamo per questa larghezza con l'apertura. Ok, io allora per le spalle ho lavorato dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 giri. 29 giri. Però il 29esimo giro lo lavoriamo in questa maniera, nel senso che vado a chiudere a cerchio di nuovo il mio lavoro. Quindi, in che modo? Allora, innanzitutto faccio le 3 catenelle di separazione. 1, scusate, 1, 2, 3 e vado a chiudere a cerchio. Quindi giro il mio lavoro, entro nella terza catenella iniziale e vado a chiudere con una maglia bassissima. Chiaramente adesso cammino nelle maglie alte e vado a lavorare i 32 giri che ho lavorato qua. Quindi adesso dal prossimo giro calcoliamo 1 e andiamo a lavorare tutti i giri che abbiamo fatto all'inizio. Quindi in questo caso cosa faccio? Vado tranquillamente a fare il mio lavoro che ho fatto anche prima. Qua ho solo chiuso il lavoro, quindi faccio 3 catenelle, vado a fare le mie due maglie alte all'interno del foro. 1, 2, 3. Passo e vado a fare nell'altro foro le altre 3 maglie alte. Questo vado a farlo fino alla fine del giro, vi faccio vedere questo giro come continuarlo e poi andiamo avanti. Comunque calcoliamo che questo è dunque, questo è il primo giro, che sarebbe poi alla fine quello che abbiamo fatto qua, e vi faccio vedere poi come